Un momento, parlo io, sente tutto. Non preoccupio, tagliatemi da luce. Tagliatemi da luce, vedete. Come vuoi che mi salvava la vita quando mi la banda, eh? A mia non mi hanno dato né banda né figlio. Non faresti discorsi di bestia con tutta questa prosopopea. E se a te vuoi, facciamo scatasso, sai, che vuoi congiudere. Voglio congiudere? Che senza di mia, che avevi si chiamato dottor Anfuso, a stura fosse morto. E tu cosa fa? Dunque, la vostra vita non è più vostra, non avete capito? E di quello, la tua? No, per carità. Ma se non la vita lo con, a buccettina va, è mia. E di tutti, è la vita a Nesci. Perché se è male a sapere, sanno io la parentela che ti ho fatto le muschi. Ma signori miei, io sono un galantuomo e non posso diventare un coglione come talune persone. E ora lasciatemi con l'affare mio. Ma è una soddisfazione di venire qua e voi scipete voi che avete sempre fattasciate di me base e voi stuvo fatto il tuo piacere da venire qua davanti a voi dopo una mini. Infatti ma non starà no, 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 siate misericordiosi, non proclami che non veni vittima. Cara zia Pietra, invece di perdere tempo con la mia povera persona dissuta e incongiudita, perché non avete chiamato un medico? Non è che a voi vi manca il pecunio per pagare un consulto, andiamo! Oh, finito lo stio con una che sta morendo, sa quello con casino! Sì, sì, ma carissima zia Pietra, zia Pietrina, ma posso fare l'impostore se non ci sogno nato? Ma adesso sogno un galantuomo? Sì, va bene, va bene. Ma se non ti sei in tutto colpa? Va bene. Ma ti vuoi cantare per forza? Va bene. Mentre che voi volete, dia così sia, curcatele e datemi una palla di zucchero. Oh, signore, non ce ne la vuole dire, don Procopio, tutto che giocavo lì, testimoni tutti, signore. Signore mio, il miracolo è fatto, caccia il zucchero. Chi mi diceva? Ecco un colonista con contratto a sacchetto. Ora, chi c'è tu? Zitti, che mi sta guardando storto, faccio la segna prima. Fate magari a voi! No, per carità! Ma dico, a concorrenza! Fregata, l'avete capito? Come dicesti voi? Fatele delle fregagioni nell'epitermite dell'EPA! Avanza! Messaggi sopra il pelo! Oh! Mi fa la verità! Quando è la sua vita, abbiamo gente che c'è anche da me! Ma, l'uomo che si conta! Sta asciugando tutto, tagliato, oh, guarda che cazzo, veramente è come l'esponza malanova. Cazzo di pazzi, sì, come dici? No. Saluto, grazie, prego. Sapresto così?
Hanno tutti questa ragazza da scala. Per saperlo, si alza per la gamba e spartito. E se sta la cotolia? Sarà morto tu. Ah, sì. Se campa, un premio è di tutti noi. Se muori, vai suonate sul di Don Procò. Quello che viene, diciamo, esposto sono io. Quello che resti dietro le quinte sei tu. Perciò, se la cosa non riesci, tu scappi e non sei compromesso. È giusto? E se la cosa rinesci, tu ne esci come un lucertolone dalla fremola e ti porti lo sgangomatore, è vero? Non bravo, senza fare tutte queste parabole, va bene? Se la rinesci, spartevo, ma se no canto. Ma che a cantare tu, paonazzo di marita, arianetto, non hai paura di ciona. Io sogno un galantuomo e non hai paura di niente, canta, canta! Ah, ci state mettendo un po'? Sì! Volete spartere? No! Miracolo, signore me, meglio si sente! Che sensato, mi ricordi da un po' proprio che era morto e risuscitando da 2 minuti? Si sente meglio! Si sta sentendo! Ma cosa di spirito l'avete? Che cosa, proprio? Una cosa così miracolosa la gente cascare le mani! Ma chi t'ha parlato, signore? Io non ci voglio. Io l'aio! Ah, disgrazie! Disgrazie che si fu! Ma basta che si possa salvare la zia Pietra, mariranno! Ragionami, Don Procopio, tagliatela che vede, oh, che pittura, tagliate qua! Oh, Don Procopio, Don Procopio è più bello, ma mi ti ridate la vita, ma mi ti ridate, un signoruzzo mi la fa rendere! Un signore solo, sapete? E chi c'è da visto, magari io no? Chi tu capisci di lì? Oh, ma ricordi, oh, non mi posso più rimangiare la parola! Don Procopio, tutto chi tu che volete è vostro! Ma chi è tu, Don Procopio? Ah, zia Pietra, io sono un galantuomo, Sì, siete un galantuomo, e come potete andare? Ti stiamo io, che c'è? Signori miei, chi è la prova della sua galanteria? Quali contro e contro, Don Procopio non sa vedere menzogne. Zia Pietra, siete buona, e ti ci ha potuto passare? Ma chi sto qua? È laudano. Ogni è contro. Gaura, gaura, no, c'è scritto. Beh, un solo. Ma n'ave ragione pure quando dice che non c'è badra. E di conseguenza non ci può essere manco contro. E vi voglio dire in presenza a tutti. Di oggi in poi, un sogno più badista. Che c'è? Di oggi in poi, colonnista. Tutto un broco. Ah sì? Ah sì! Ora sei colonnista, vero? Ora che ti stai persuadendo che la mia vita sta cangiando! Ma fino a un momento non arrivi, quando io per fare colonnista mi pigliavo l'inimicizia e l'odio di tutti, ero il fascista! E attizzavo fuoco contro di me! Ora che la sapete salva, Cristo è laudano e io non c'è bisogno niente per salvarla! Prima che se la stava cotoleando, Cristo era contro e io assassino e infame per congiolarla! Ma per tonno udente che si infilta le tocche del mio! Che ti scattavo fere e ti tremasavo per alterarti. Ogni parola che dici è falsa e famosa. Un vero colera sei tu. E da chi tu credi? E contro sto colera non c'è specifico. Tutta media di questo quartiere sei con Gigione, tia. E tu stai scattando per spumegare. Ma dovresti anche un malatadincia per questa volta. A mia, ma basta da avere salvato la zia Pietra che mariranno. E poi un maglione. Comune! Ho pulito come mi ha disobbligato a ciò, e basta! Perché io non ho bisogno di niente! Amonin, sapete, se posso ricevere l'onore, vi deposito fino a casa. E lì vi sciacqueremo un bicchierotto di vino alla vostra salute! Alla mia, alla vostra, Don Bacco! Vedi tutti i rapiti dei zarranculi di tutti! Brava sapete, eccovi anche il mio braccio! Prego, prego, professore! Dovete ancora voi! E via! Due minuti per alcuni ringraziamenti. Innanzitutto volevamo ringraziare il Comune per il contributo e il sostegno datoci, le suore passioniste per la loro disponibilità, ma soprattutto ecco, questi giovani che sicuramente meritano un post altro per l'impegno messo, il vostro applauso.
Il facchino dell'igiene è Enzo Scauzzoli. L'alza Petra Giovanna Gerardi. Betta Lucia Di Martino. Concetta Maria Di Gesaro. Tina Pina Montoleone. Cicca Angela Virga. Sara Melina Vacca. Don Cosimo Angelo Montolia e Don Procopio per Namasca Totò Gerardi. E Peppino Maurizio Onorato. Ultima cosa, il dottor Anfuso ero io. L'ultima rappresentazione.